Ma oggi sono successe cose incredibili perché palesemente una parte dell'opposizione, per cercare di tenere le cose tranquille, ha voluto salvare la maggioranza. Ancora non si sa bene chi sia stato, ci possono essere motivi per tutti. Certo, l'opposizione non vuole che crolli la maggioranza adesso o nuove elezioni o altre cose. È chiaro che nel centrodestra ci sono delle gravi dissidi. Il punto di svolta sarà la nomina dei ministri. Vedremo quali alla fine saranno scelti e quali lotte ci saranno ancora per scegliere i ministri. Certo che la Meloni deve affrontare un compito molto più difficile di quello che forse lei stessa si aspettava. Nessuno si aspettava questo contrasto di Berlusconi e in particolare della Ronzulli contro la maggioranza per difendere se stessi, ne vedremo delle belle. Io credo che il governo dopo comincerà a lavorare sperabilmente bene, tutti auspicano che lavori bene, c'è anche una fiducia diffusa nel paese nei confronti del governo. Un recente sondaggio che ha chiesto la fiducia preventiva sul governo Meloni ancora da formare ha trovato il 51% che ha fiducia, anche quindi una parte di quelli che non hanno votato. Vedremo che cosa farà. Comunque il momento cruciale sarà adesso la scelta dei ministri.